Ciao gente, oggi mi trovo nella splendida Venezia per farvi vedere la nuova linea vini dell'azienda San Marco Beverage. L'evento si terrà esattamente all'interno del palazzo Cave Andreini Calergi, uno dei più belli di Venezia, sede dagli anni 50 del 1900 del Casinò di Venezia. Bene, qui con me abbiamo Carlo Caramella, Andrea Nobile e Simone Barzano. Ciao David, siamo qui a Venezia, siamo a Cave Andreini Calergi, è la nostra di San Marco Experience, che è una giornata di presentazione e degustazione di 26 importanti produttori con i quali la nostra distribuzione lavora. Io sono uno dei titolari della San Marco e mi occupo della parte commerciale insieme ad Andrea Nobile e a Simone Barzan, che seguiamo la forza vendita sul nostro territorio di Venezia e Treviso. Per cui San Marco organizza annualmente una giornata di degustazione e oggi avere la possibilità di conoscere, di parlare direttamente con tutti i nostri produttori più affezionati e principali ci rende da una parte orgogliosi e dall'altra dà la possibilità a tutti i nostri clienti, che è la ristorazione veneziana e trevigiana, di avere un rapporto diretto da poter sfruttare a loro volta, perché oggi quando parliamo di vino parliamo di emozione sostanzialmente e poter parlare con chi il vino materialmente lo fa diventa un passaggio che noi crediamo sia fondamentale. Sono Andrea, insieme a questi due signori abbiamo organizzato questa cosa che voleva essere un momento per avvicinare i nostri produttori ai nostri clienti in maniera diretta e sincera, dando loro l'occasione di una cornice irripetibile. La cosa penso più bella e più efficace è stata quella di creare questo incontro in un posto che è irripetibile al mondo. Poi il resto delle cose se le raccontano direttamente chi il vino lo fa e chi il vino poi deve venderlo al cliente finale, che era esattamente quello che era l'obiettivo nostro. Ciao David, abbiamo veramente il piacere che tu sei qua con noi, una giornata effettivamente molto speciale per noi e per i nostri amici produttori. Allora, noi siamo l'azienda Borgo, ci troviamo proprio a Custozza, quindi tra il lago di Garda e la città di Verona, zona sud-est del lago, e abbiamo 53 ettari, tutti certificati bio, quindi lavoriamo completamente in biologico. Qui vi presento il nostro San Michelin, che è un Custozza DOC che arriva da Vigna Vecchia, quindi vigneto di 55 anni, un vino molto fruttato, fresco, con note minerali e sapide sul finale, che gli sono date proprio dal terroir che abbiamo nella nostra zona e ci troviamo all'interno delle colline moreniche come territorio. Sono Luigi Bonotto, siamo azienda Bonotto e Le Tezze, a Tezze di Piave, provincia di Treviso. Noi siamo viticoltori da 18 generazioni, in particolare viticoltori di Raboso. Raboso è l'autoctono per eccellenza del Veneto e in particolare della provincia di Treviso. E questa è Potestà, che è la nostra versione DOC, un 2019, un vino da invecchiamento ma che porta ancora con sé note di gioventù e di freschezza. Moscalbano, azienda friulana, parte occidentale del Friuli. Oggi presentiamo il nostro autoctono, il friulano, annata 2022, 13 gradi, vinificazione in acciaio 90%, 10 legno botte grande. Il vino che ci rappresenta per le sue caratteristiche e la sua identità. Ciao, sono Lucia della Giovanni Rosso, siamo a Serra Lunga d'Alba all'interno della zona di produzione di denominazione del Barolo, Barolo di OCG. Questo è il nostro Barolo Serra, uno dei baroli dei cru più rappresentativi della zona del Barolo. Siamo con una conformazione molto particolare, una conformazione geologica, sabbiosa, minerale e che conferisce poi grande verticalità, austerità e grande longevità dei nostri baroli. Buongiorno a tutti, sono Adelino Pozzobò, assieme ai miei fratelli conduciamo l'azienda Case Paolin, siamo a Volpago del Motello, alle pendici del Motello in provincia di Treviso. Assieme ai miei fratelli abbiamo condotto l'azienda nata da mio padre negli anni 60, in cui si produceva, oltre al Prosecco, anche i rossi. Il nostro vino più rappresentativo è il San Carlo, il nostro punto di diamante, che è un classico taglio bordolese, un rosso da grandi prestazioni. Io sono Franco Sossol, dell'azienda Il Carpino. L'azienda Carpino si trova a San Fabiano del Coglio,
Collio Goriziano. Noi siamo un'azienda a conduzione familiare, un'azienda, siamo nella zona dei vini macerati. Infatti oggi presentiamo i vini Orange, detti vini macerati. Il vino che si rappresenta di più è la Ribolla Gialla. Ribolla Gialla è un vitigno autoctono che si produce solo nella zona di Slavia. Un vino molto particolare, un vino che ci un po' rappresenta come carattere, come persone, ma come territorio. La nostra azienda Gianni Doglia, situata a Castagnole delle Lanze, provincia di Asti, patria della Barbera d'Asti e del Moscato d'Asti. Siamo un'azienda familiare di 3 generazioni, abbiamo circa 17 ettari in conduzione e il Moscato d'Asti rappresenta la nostra eccellenza. Siamo qui a presentare i nostri prodotti, oltre alle Barbera e al Moscato, anche il Dolcetto e il Nebbiolo. Vi presentiamo l'azienda Bosio, siamo in Franciacorta e proprio in prossimità del lago di Iseo. Siamo un'azienda di circa 30 ettari. Vi presentiamo il nostro prodotto di punta, che è il Bosio Nature Franciacorta. È un blend del 30% di Pinot Nero e il 70% di Chardonnay. Buongiorno a tutti, Canevel Spumanti Valdobbiadene, naturalmente di Valdobbiadene, bottiglia rappresentativa, assolutamente il nostro millesimato, che per noi è un pezzo di storia, ma è una storia non solo per noi ma anche per tutta Valdobbiadene, perché nel 1989, primo anno di presentazione di questo vino, è stato anche la prima volta che a Valdobbiadene è comparsa la parola millesimato. Ormai tutti quanti la utilizziamo, però questo è il capostipite della parola millesimato a Valdobbiadene. Veniamo dalla Toscana, da Montalcino, dalla Doc Orcia, e produciamo i vini in una cantina di sole donne. Qui il nostro vino di punta è Brunello 2017. Ciao a tutti, siamo nel Roero, sono Giustina Del Tetto, della cantina Del Tetto, e con mio papà e i miei fratelli conduciamo l'azienda, che è stata fondata dal 53 da mio nonno. E oggi vi presento il nostro Arneis, che è il nostro Arneis più storico, si chiama Roero Arneis San Michele, dal 77 che mio papà vinifica questa vigna, che si trova vicino alla nostra cantina. E qua abbiamo l'annata 2022, fermentazione in cemento, scusate. Noi siamo azienda agricola Res, siamo di San Michele all'Adige, vicino a Trento. Produciamo bollicine, quindi metodo classico, e Trento DOC. Il nostro vino di punta in questo caso è il Maria Rosa Rosé. È formato da uve Chardonnay e Pinot Nero e un terzo dei vini è fermentato ed affinato in legno. La particolarità della nostra azienda è che è situata all'interno di una grotta naturale del 1900, dove tutti i nostri vini, a partire dalle basi spumanti per poi al metodo classico, si affinano e rimangono per degli anni nella grotta. La nostra azienda si trova in provincia di Pordenone, nella zona Friuli Doc Grave, che è la zona che occupa la maggior parte della superficie del Friuli, e proprio per la sua vastità presenta terreni diversi tra di loro, molto calcarei, quindi più adatti ai vitigni di bacca bianca, e più argillosi, quindi più adatti ai vitigni a bacca rossa. E il nostro vino che amiamo particolarmente è il Friulano, vitigno autoctono, è un vino che è stato in acciaio e viene imbottigliato, affinato in acciaio con permanenza sulle fecce, e viene imbottigliato a primavera. Questa è l'annata 2021 e la sua caratteristica è il tipico retrogusto di mandorla amara. Siamo molto fieri di questo vino, come un po' di tutti i nostri vini bianchi, che sono caratterizzati dalla freschezza, dai profumi floreali e dall'eleganza. Umani Ronchi è un'azienda che nasce negli anni 50 nel cuore del Verdicchio, per poi espandersi anche nel Conero ed infine 40 ettari pure in Abruzzo. Questo è uno dei nostri vini più importanti, che rappresenta appunto la prima zona di origine, è il Vecchie Vigne, un Verdicchio dei Castelli di Iesi classico superiore, ottenuto da un appezzamento del 68, radici che raggiungono 8 metri di profondità. Il vino prende tutti i sali minerali che il mare ha lasciato, proprio queste impronte marine hanno lasciato nel corso del tempo. E la zona è influenzata tantissimo anche dalle correnti marine, quindi il vino acquisisce tantissima mineralità, e per lasciare questo tocco di autoctono vinifichiamo usando solo cemento e bottiglia per 2 anni. Allora, noi siamo azienda agricola Fattori,
qua vi presentiamo il nostro Lugana 2022, Sara. Le vigne si trovano in località Desenzano, su un suolo di tipo morenico. La caratteristica è quella di avere dei profumi molto esplosivi dati da una vendemmia anticipata e la struttura è data proprio dal suolo morenico. Val d'Alpone, est veronese, da lì nasce il nome Valdal. Noi produciamo spumante metodo classico con lo chardonnay della nostra vallata e la ribolla gialla della zona friulana, zona palmanova. E questo blend, unico nel suo genere, permette di avvicinare le persone appassionate a questa tipologia di spumanti con una caratteristica unica, la freschezza, la pulizia, la sapidità che si differenzia da tutti quanti. Sono Cristina dell'azienda Weingut von Blumen, è un'azienda che si trova in Alto Adige, esattamente a Pochi, una piccola frazioncina sopra Salorno, siamo all'interno del Parco Naturale del Monte Corno, una zona paesaggistica, una zona viticola molto importante. E qua stiamo presentando alcuni dei nostri vini, soprattutto la Flower Selection, che è la nostra linea riserva, e in questo caso in mano ho il Pinot Bianco Riserva annata 2020. È un vino che fa fermentazione alcolica malolattica in tonneau. I vigneti sono situati a circa 300-400 metri di altitudine. Allora, qua siamo in Alto Adige, Cantina San Paolo, cantina cooperativa fondata nel 1907, quindi molto storica. 190 soci conferitori per una gestione totale di circa 180 ettari di vigneti. Questo è il vino nostro un po' di riferimento, Pinot Bianco. A San Paolo abbiamo delle vigne meravigliose, tra cui una vigna che ha più di 100 anni, 120 anni, da cui ricaviamo un vino che qui non è in degustazione, ma insomma, Pinot Bianco, San Paolo, grandi vini. Buongiorno a tutti, sono Andrea della azienda Orlella Bellia, azienda dell'area DOC Venezia, nel versante della ex area a denominazione DOC di Sompra Maggiore. Oggi siamo qui con alcune delle nostre referenze e tra tutte quella che vorremmo far conoscere in particolar modo è l'Ison di OCG, che è quello che una volta si chiamava Tokai e rappresenta la massima denominazione, la massima qualità per la nostra area. La Maison Cattier è un'azienda familiare di 34 ettari che si, diciamo, è predisposta nel cuore della Montagne de Reims tra i comuni di Rigny-la-Montagne e Chigny-les-Roses. Diciamo, l'identità dei loro champagne, dei nostri champagne, sono principalmente date dall'essenza del Meunier, che è l'elemento principe, il Pinot Nero e una piccola parte di Chardonnay che completa le nostre cuvée. Qui abbiamo il nostro Premier Cru, che è l'etichetta che rappresenta al meglio l'azienda, il nostro bigliettino da visita, che rappresenta un terroir e una famiglia, un'identità. Liquoreria friulana, 20 anni di produzione liquori, amari e vermouth. Vi presento quello che ha vinto la medaglia d'oro a Merano Wine Festival. Vermouth, base, Verduzzo friulano. L'azienda è tenuta a Vestieri, si trova nella Valle del Belice, nell'entroterra trapanese. È un'azienda che nasce nel 1998 con la produzione di vino sfuso, dopodiché nel 2009-2010 è iniziato questo percorso di vino in bottiglia. Per quanto riguarda invece l'altra azienda che abbiamo, che è la Gelsomina, e ci ritroviamo sull'Etna, è un'azienda che abbiamo cominciato ad avere una collaborazione all'incirca nel 4-5 anni fa e produciamo esclusivamente i vitigni del territorio. Cantina Poli, ci troviamo a Cormons, quindi Coglio Doc, diciamo più rinomata di quella che è il Coglio. Vini d'annata, quindi Pinot Grigio, Ribolla, Friulano, Sauvignon e il nostro blend che è il Fantasia di Sauvignon, Ribolla e Chardonnay. Buongiorno, sono Elisabetta dell'azienda agricola Pizzulin. La nostra azienda si trova a Prepotto, nei colli orientali del Friuli, proprio sul confine con la Slovenia. Qui abbiamo portato fra gli altri lo schiappettino di Prepotto, che è il nostro vitigno tipico originario della zona di Prepotto. Ha una disciplina di produzione diversa rispetto all'altra zona, la zona dei colli orientali. Si possono fare al massimo 70 quintali ettaro e deve fare almeno 2 anni di invecchiamento in botti di legno. La sua caratteristica è che è un vino speziato che sa di pepe nero. Ciao, sono Serena di Acqua Wami. Wami è Water with Emission, è un progetto che nasce nel 2016.
Noi siamo una B Corp, costruiamo progetti idrici nel mondo dove non c'è accesso all'acqua potabile e li rifinanziamo con la vendita dei nostri prodotti. Abbiamo fatto più di 50 progetti fino adesso e abbiamo diverse tipologie di prodotti: vetro a rendere, la plastica al 100% riciclata, le lattine da 44, e abbiamo fatto una serie di infusi che hanno un ingrediente ciascuno che proviene dai paesi dove noi realizziamo i progetti idrici. Ciao a tutti, sono Roberta dell'azienda Roena, un'azienda che si trova sul confine tra la provincia di Verona e la provincia di Trento, perciò con vigneti sia in provincia di Verona che in provincia di Trento. Noi siamo la terza generazione di questa cantina, qui vi presento il nostro vino iconico, un Riesling Renano, il nostro collezione di famiglia, annata 2017, il nostro tre bicchieri, Gambero Rosso 2022, un Riesling che fa affinamento anche in legno, un vino... come si può dire, è stato stretto un grande vino dove noi abbiamo creduto, è stata una sfida dei nostri enologi, di mio fratello, e che ci ha dato moltissime soddisfazioni. Buongiorno, siamo a Monte Sant'Occio, siamo un'azienda della Valpolicella Classica in località Fumane e produciamo Valpolicella Classico, Classico Superiore, Classico Ripasso, Amarone, il Reciotto e anche un rosé di uve Corvina e Corvinone che assieme alla Molinare e Rondinella formano i vitini classici della Valpolicella. Ciao, sono De Marco Birna, seguo il marketing per l'azienda Madia Spa. Oggi invece siamo qua con la neonata azienda Rialto Gourmet, partner di San Marco Divalo, appunto in questa bella location dove sono presenti 25 cantine, mentre noi ci occupiamo di quello che è la parte food, una nuova realtà appunto qua a Venezia. Siamo distributori di alimenti ed eccellenze per il canale Horeca e appunto inizia la nuova esperienza a Venezia, per noi una novità. Oggi abbiamo portato delle cose, dei formaggi tipici del bellunese ma anche piemontesi ed un bel cotto friulano. Cerchiamo di conquistare appunto la clientela dei ristoratori veneziani, appunto anche con delle piccole eccellenze, delle piccole chicche. Grazie. All'hotel?